La prima scena che ha visto è scoppiata a piangere, ma lo posso capire perché improvvisamente il tuo immaginario letterario prende vita, è veramente una magia. I tuoi personaggi esistono veramente in carne ed ossa, si muovono, parlano, le tue location esistono, il Duomo di Palermo è animato da carrozze, da falò, da nobili, e quindi capisco che l'emozione di vedere il tuo immaginario realizzato sia forte. Qual è stato l'elemento più sfidante di questa avventura? L'epoca, immagina ricostruire l'epoca. Il porto di Palermo è un posto centrale dove si svolge questa serie, il porto di Palermo non esiste più, non c'è neanche una pietra, quelle navi, quei mercantili non esistono, quei costumi non esistono più oggi, quindi tu devi creare dal nulla un mondo del passato che non c'è più, e forse è la parte più bella di fare una serie storica, è veramente un viaggio nel tempo. Per 6 mesi noi abbiamo vissuto nell'Ottocento e penso sia un privilegio. E rispetto a girare un film, quali sono stati gli aspetti più invece diversi e entusiasmanti? È lungo, è tanto lungo. 6 mesi sul set tutti i giorni mantenendo la stessa concentrazione che hai in un film che di solito dura 8-9 settimane è molto lungo, quindi è molto faticoso, però è anche avvincente.